Mi volete davvero dire, che preferireste una notte di sesso con Giulietta Leotta che magari una bella pasta alla matriciana, alla carbonara? Cioè, ditemi che non siete così sfigati da preferire un'inutile cosa senza cazzo a un bellissimo piatto di matriciana. Ora, io sostengo la battaglia del cibo meglio del sesso da anni, eoni. E solo pochi coraggiosi lo hanno ammesso in privato, all'ombra, anzi alla luce di un fuoco da caminetto, quando si erano sicuri che non esistesse nessuno. Ma vi assicuro che il cibo è meglio del sesso. Questo argomento ha talmente tanti punti a favore della mia tesi che elencarli tutti in un video, sapete, molto di 4 minuti, 3-4 minuti, è davvero troppo. Faccio notare una cosa: innanzitutto il cibo non deve essere consenziente. Puoi avere tutto il cibo che vuoi. L'unico limite è il costo, ma che rispetto al costo di alcune escort del tessimo borgo è assolutamente proporzionato. Cioè, se tu vuoi il top cibo cucinato al top chef nella determinata situazione, sappi che magari sì, puoi arrivare a spendere 300-400 euro, ma non sono i 5.000 euro di una escort che passa il weekendino con te, ok? Tanto per renderci conto. La consenzienza. Ma volete il sesso? È anche mancanza di sesso. Il cibo è anche mancanza di cibo. Però attenzione, nella società occidentale, quella a cui io mi riferisco, no, a quella degli straccioni africani, il cibo è reperibile in qualsiasi modo, ok? Lo puoi trovare al McDonald's, uno dei migliori ristoranti del mondo, anche se fast food, per il livello qualità-prezzo. Lo puoi trovare in un agriturismo, in una trattoria, un piatto di pasta lo mangi a 7 euro, 6 euro, negli agriturismi in Abruzzo, ma anche nel resto d'Italia a 20 euro puoi fare una cosa completa. Insomma, il costo è leggero, ma soprattutto puoi ottenerlo. Cioè tu scegli, io voglio quello, 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 ci vai e lo prendi. Avanti, vediamo una bellissima ragazza che passa per il corso, una bellissima ragazza in discoteca. Magari ti avvicini, ti struscianti un po', gli fai sentire il grandissimo e lei può reagire in due modi. Certo, con me che sono bello, l'esito è più facile, ma se sei brutto, se sei timido, se non ci sai fare con le donne, al contrario del grandissimo del livello, cosa fai? Ti tieni il grandissimo nel pantalone? Lo devi soltanto accarezzare, ok, con Federica? No, invece il cibo ti consola. Ma ragazzi, ovviamente questo discorso è portato un pochino all'estremo, ma è una delle mie ferme convinzioni che il cibo sia meglio del sesso, per una serie di questioni che riguardano l'arte, la vita, la filosofia. Potremmo approfondire l'argomento, ma non so se lo sapete, questo è un video di una serie di video che sta andando in onda da mezzanotte, è lo special del canale dell'Imello. Da mezzanotte il 31 dicembre, fino alla mezzanotte del 1° dicembre, dove vi farò gli auguri, andrà in onda ogni ora un video, ok, che ha uno spunto di discussione e riflessione. Quello che riceverà maggiore attenzione con le visualizzazioni, con i commenti, avrà partecipazione, sarà poi approfondito in un video molto più serio, completo, nel 2017. Quindi datevi da fare, a sbrilluccicare, a condividere, se vi interessa l'argomento, perché deciderò di cosa parlare molto in base a o ai commenti, che possono essere poche visite, ma tanti commenti, o alle visite, vuol dire che molte persone sono attenzionate. Io vi saluto e tutti gli altri video li trovate qui sotto nella descrizione appunto, del video che state guardando. Un ciaone e viva la matriciana, passo Giulietta Leotta, che tra l'altro è pure bruttina, nuda, l'ho vista.